contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. È stato presentato presso la sede del Partito Democratico di Voghera il comitato per Andrea Orlando, segretario del PD, in vista delle primarie DEM del 30 aprile, che vedranno sfidarsi il ministro della Giustizia, Matteo Renzi, e Michele Emiliano. Presenti l'onorevole Chiara Scovera, deputato della Camera, il professor Giuseppe Porcheddu e Simone Stefanuto, in rappresentanza dei giovani DEM. L'onorevole Scovera ha ringraziato gli amici di Voghera per aver istituito un comitato che porta il nome della città e dell'Oltrepò. Segnale che l'obiettivo è quello di parlare a tutte le anime del partito. Noi non siamo la mozione di una corrente, ha spiegato la deputata, ma il nostro obiettivo è unire il PD dalle anime del cattolicesimo democratico a quelle ecologiste. Da Renzi sono state fatte cose importanti come le unioni civili, ma la leadership deve essere in grado di unire il paese. Si è discusso troppo poco della grave sconfitta al referendum, anzi ho l'impressione che sia stata rimossa. Con l'ex premier il Partito Democratico ha smesso di parlare alle scuole e dai sindacati, una scelta che ha provocato emorragie interne. Per la Scovera uscire dal PD rimane comunque un errore, bisogna unire il partito per tornare all'obiettivo originale, evitare strane larghe intese, ci vuole un nuovo centro-sinistra. Dello stesso parere è Giuseppe Porcheddu. In questa mozione non c'è una sola parola polemica, spiega il professore universitario. È un percorso di grande consapevolezza sui problemi nuovi che sono emersi in Italia. La parola chiave di questa iniziativa è unità. Non vogliamo svalutare quanto è stato fatto da Renzi e Gentiloni, ma sottoporlo ad una analisi severa, a partire dai problemi della scuola e dal Jobs Act. Per il giovane Stefanuto si è detto tanto delle distanze che sono quelle su cui puntano i populisti. Il nostro obiettivo è ridurre le distanze, riuscire ad ascoltare le parti che si sentono escluse. Bisogna saper comunicare nel modo giusto. Renzi non ci è riuscito e l'esempio lampante è il referendum al quale la gente non votava sul Senato ma all'insegna del populismo. E al grido di "il partito non è la Leopolda", il comitato di Voghera Oltrepò per Andrea Orlando dà appuntamento al 27 marzo prossimo per un'ampia serata dedicata ad iscritti e simpatizzanti.